Bene amici di androidblog.it, oggi unboxing di Kingsion K1 Turbo, uno smartphone veramente molto accessoriato di cui adesso andremo a vedere il contenuto della confezione di vetro. Eccola qui dunque la confezione del Kingsion K1 Turbo che abbiamo ricevuto in test grazie a grossoshop.net, di cui adesso andremo a vedere cosa contiene appunto la confezione che vi preannuncio è forse una delle più accessoriate al momento sul mercato, almeno per quanto riguarda ovviamente gli smartphone di provenienza cinese. Questo qui in primo piano che vedete qui è lo smartphone che come abbiamo già detto è prodotto dalla casa cinese Kingsion, che si presenta con un design veramente molto interessante. A partire sia da queste definizioni laterali in metallo argentato che questa back cover, ovviamente sempre in metallo, che conferisce. Oltre ad un bel design, un peso veramente eccessivo se si proviene da smartphone ben più leggeri. Andiamo a vedere invece cosa contiene il resto della confezione partendo dal togliere questa diciamo copertura. Abbiamo innanzitutto il manuale per le istruzioni e per la garanzia. In regalo nella confezione abbiamo una cover in TPU come tutti gli altri smartphone cinesi che abbiamo sul mercato. Poi tra i classici accessori troviamo anche un paio di cuffie auricolari, non, cioè, scusate, in-ear di buona qualità. Abbiamo anche un caricatore USB con presa ovviamente europea per le nostre reti elettriche e il cavo USB, micro USB per ricariche e connessione al computer. Per quanto riguarda la dotazione extra che abbiamo trovato in questa confezione del Kingsion K1 Turbo, abbiamo un cavo TG che, per chi non sapesse di cosa si tratta, ci permette di connettere tramite la porta micro USB dello smartphone con questo adattatore una chiavetta USB, un qualsiasi dispositivo dotato di porta USB, a patto che ovviamente sia riconosciuto dai dispositivi Android. Abbiamo poi il caricatore USB da auto che ci permette appunto di ricaricare le batterie anche se siamo in viaggio. Riprendendo, ovviamente dimenticavo di aggiungere anche la presenza di una pellicola protettiva, oltre a quella che ovviamente è già applicata sul dispositivo. Dicevamo, per riepilogare un po' velocemente le caratteristiche tecniche di questo device, dobbiamo dire che il dispositivo in questione è ovviamente un'unità da 5,5 pollici Full HD con un pannello Sharp che ci restituisce dei colori piuttosto buoni. Ovviamente ci sono delle dimensioni pari a 153,3 x 76 x 6,8 mm ed un peso di circa 190 grammi, il che è davvero eccessivo a bordo di uno smartphone di ultima generazione, ma ovviamente il tutto è motivato dalla presenza di questa scocca in metallo che da sé pesa più di qualche grammo, un'ampia batteria da 2500 mAh e tutto il rivestimento ovviamente che abbiamo detto essere in metallo. Per quanto riguarda sempre le specifiche tecniche, ricordiamo la presenza di un processore MediaTek 6592 octa-core, quindi con frequenze pari ad 1,7 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibili con micro SD e lato multimediale coronato da una fotocamera da 14 megapixel con flash LED e una fotocamera frontale da ben 8 megapixel. Ovviamente il tutto è animato dalla versione 4.2.2 di Jelly Bean, che diciamo è la portabandiera dei dispositivi di provenienza cinese. Per tutte le altre informazioni riguardo questo device, vi invito ad aspettare la nostra recensione che sarà online a brevissimo sul nostro canale.